Dice così il Vangelo di questo giorno. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi e un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro Gesù: Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Io non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: Voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e si siederanno a menta nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Che bello il Signore quando innalta il suo spirito e guarda nel futuro con la sua capacità profetica e vede questa grande scena, questa grande realtà. Verranno, vede le masse, le moltitudini di persone, verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, dai quattro punti cardinali, significa da tutte le parti, e siederanno a menta nel regno di Dio, mentre le persone chiamate per prime, Israele allora, oggi il nuovo Israele, rimangono fuori là dove c'è pianto e stridore di denti. Vedete come Dio è misericordioso, ma Dio non si può prendere in giro. Oltre alla misericordia c'è la giustizia divina, esiste il paradiso, purtroppo esiste anche l'inferno per la nostra cattiva volontà. E allora adesso vorrei vedere con voi di spezzare questa parola, di entrare dentro a quello che intende il Signore. E la domanda fatta da quel Signore: Signore, sono pochi quelli che si salvano? È la domanda a stile giornalistico dei nostri tempi, perché a noi piacciono le statistiche, le inquadrature, i problemi, le indagini. Sarebbe a dire nel linguaggio moderno: Signore, si salvano più uomini o più donne? Si salvano più occidentali o più orientali? Si salvano più persone con poca età oppure si salvano di più gli anziani? Si salvano così, statistiche di questo genere. Che gliene importa al Signore? Proprio lui a una cosa di questo genere non risponde. Dice: il numero delle persone che si salvano, poche o molte o non so che cosa, non dipende da Dio. Perché da parte di Dio la scelta è stata fatta, vuole salvare tutti. Questo è il mio sangue sparso per i vostri peccati, per tutti. Ma non tutti accettano questo sangue, non tutti bevono questo sangue, molti lo rifiutano. E allora che dice? Signore, se da parte di Dio la volontà di salvarsi tutti è già stata dichiarata ed operata, il numero dei salvati dipende da chi accetta questo sangue. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Allora le cose cominciano a cambiare. La porta stretta non piace a nessuno in questo mondo. Tutti vogliono la porta larga. E la catechesi del maligno, quando ci sono ostacoli, difficoltà e sofferenze, è di scegliere la porta, è di spingerci a scegliere la porta larga. Lo vediamo in tutti i campi questa cosa. Quando fine della vita, dibattito che sarà sempre più forte in questi tempi, quando si è di fronte una fine vita terrena con la sofferenza, causa malattia, non parliamo di guarigioni miracolose, di queste persone sono talmente lontane da Dio che questa cosa, questa evenienza non esiste.
Che cosa insegna il mondo di oggi? Il diavolo con i suoi affiliati, con le sue persone che gli obbediscono e sono zelanti nel fare il suo volere, combatte per il diritto all'eutanasia, al suicidio. Perché la porta larga, devo soffrire tanto, mi aspetto un inferno, muoio dolcemente durante il sonno con i farmaci in una struttura assistita, evito di passare attraverso questa porta stretta. Così poi uno si salva davanti a Dio? Quando la persona che presume che con la morte finisce, invece si ritrova viva perché l'anima è uscita fuori dal corpo, di fronte a Gesù Cristo, Gesù gli direbbe: ma che hai fatto? Io potevo diventare re di Israele, avere una vita comoda, mi sono scelto la croce perché era il modo migliore per tutti, per me e per gli altri. Sono passato attraverso una porta stretta, quella della sofferenza. Tu perché non ci sei voluta passare? Poi che gli rispondiamo? Divorzio è la porta larga per il matrimonio stretto. L'amore finisce è la scusa. Incompatibilità di carattere. Sono tutte menzogne e letture false delle motivazioni per cui la coppia si separa. La coppia si separa per un solo motivo, per il peccato. Perché qualcuno, o tutti e due, ha smesso di amare l'altro, portando avanti i risentimenti, i discorsi propri contro l'altra persona. L'amore coniugale, quanto è bello espresso bene nella promessa matrimoniale che si fa il giorno che ci sposa in chiesa. Io accolgo te come mio sposo o mia sposa, prometto di essere fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, non solo quando le cose sono belle e mi piacciono, ma anche quando le cose sono brutte e non mi piacciono. Se l'amore al coniuge non è fatto in questo modo, che amore sarebbe? Se un genitore amasse il figlio soltanto quando gli obbedisce, quando non gli obbedisce non lo vuole vedere più, vattene via di casa, che genitore sarebbe? Se Dio con noi si comportasse così, se Dio ci amasse soltanto quando noi lo ricambiamo, gli diciamo di sì, gli obbediamo, e non ci amasse più quando noi pecchiamo, ci ribelliamo, facciamo del male, la terra esisterebbe ancora secondo voi? Damocle avrebbe cancellato il Signore. Eppure, nonostante ci comportiamo così male, nonostante facciamo così tanti disastri, il Signore porta Lui, Dio Padre in cielo, la croce di questa umanità, che siamo noi con tutto il bagaglio dei nostri peccati. E Dio soffre infinitamente volte più di noi nel vedere le cose brutte. Noi siamo andati così scorzoni che sì, qualcosa ti fa soffrire, ma Dio che amore perfetto, anche una minima mancanza di amore, minima imperfezione di amore, la vede e lo fa soffrire. Perché Lui vuole l'amore pieno da parte nostra. Eppure il Signore è in grado di caricarsi di tutti i nostri peccati e di portare avanti l'esistenza dell'umanità. Entrate per la porta stretta. La porta è stretta. Civilmente le porte devono essere minimo di 80 o 90 centimetri, perché per legge in tutte le porte costruite da varie ditte, imprese edili eccetera, ci deve passare la carrozzina del portatore di handicap, quindi una porta non può essere più stretta di 80 centimetri. Nel regno di Dio invece le porte sono fatte a forma di croce, e per entrare bisogna sforzarsi. Che termine,
Allora, un lavoro non è detto che sia uno sforzo. Lo sforzo è qualcosa che fa soffrire la persona che lo fa. Uno può lavorare tranquillamente, senza sforzi, e va bene lo stesso. Per entrare nel Regno dei Cieli è necessario per tutti uno sforzo. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Guardate cosa, come si vede chiaramente questa cosa nei passi del Vangelo e di conseguenza nella nostra vita. Vi ricordate quel giorno che Gesù Cristo stava seduto e guardava le persone che facevano offerta al Tempio? Si mettevano i soldi in un grosso buco, esiste tuttora questo nel vicino al Tempio di Gerusalemme, e i soldi buttati andavano per la preghiera, per il culto, per i poveri, eccetera. E passavano i ricchi, ce ne mettevano tanti. Arriva una vedova, ci mette 2 monete. Gesù Cristo ferma i suoi discepoli, guardate, avete visto? Allora, tanti ricchi hanno messo tanti soldi. Questa vedova ha messo 2 monetine soltanto. Voi direste, guarda, quello ci ha messo 500 euro, quell'altro ce l'ha messi 2.000, e quello 5.000 euro di offerta ci ha messo. Ha dato tanto. Quella ci ha messo 2 euro. Un'offertina così. Agli occhi di noi uomini le cose funzionano in questo modo. Agli occhi di Dio, invece, la cosa si ribalta, perché dice, i ricchi, anche se hanno messo tanto, hanno messo il loro superfluo. Così, la parola superfluo significa che se tu quei soldi non li avevi messi e li hai dati, magari dai anche il doppio, non ti toccava niente questa cosa. Ce n'è talmente tanti che non ti si è fatta nessuna privazione. È quello che proprio non sapevi dove buttarlo. L'hai buttato nel tesoro del Tempio e ci hai fatto una carità. Superfluo. Quella donna ci ha messo tutto quanto aveva per vivere. Ha dato tutto. Agli occhi di Dio, chi ha fatto veramente carità? La vedova o i ricchi? Agli occhi umani, i ricchi, anche perché 2 euro, se vuoi dare il prossimo, non ci puoi pagare la bolletta. Con i soldi dei ricchi ce la paghi. Ma agli occhi di Dio, la quantità di amore messa in quei pochi soldi supera di gran lunga la quantità d'amore messa nel dare il superfluo. Quindi la persona che Dio ammira, che si è creata un tesoro in cielo con la sua carità, è la vedova e non i ricchi. Una carità esercitata col superfluo davanti a Dio ha valore? Sì o no? C'ha un valore vicino allo zero assoluto. Perché, ripeto, alla persona che ha fatto la carità non gli è costato, non ha fatto nessuno sforzo per fare quella carità. Quindi non è una cosa che sforzatevi di entrare per la porta stretta. Adesso se dico questa espressione, mi capite? Vediamo. La vera carità è quella che ci fa male. Capito? Quella è la carità. Quella è la carità che Dio guarda. Questo Vanessa vuol dire bene che sta detta ai vestiti all'associazione. Arrivano le persone, ho pensato di fare la carità, i poveri ti portano 3-4 sacchi di vestiti. Guardate che vestiti deve essere messi bene, lavati, stirati, deve essere pure disinfettati. Oh, sì. Che cosa arriva Vanessa?
di tutto, di più, la metà bisogna buttarne via, quando si vede, perché sono porcherie delle quali le persone si liberano per creare spazio nell'armadio che non c'entra più la roba che le persone comprano. Questa è carità? Questa è pulizia degli armadi, non è carità. Dice, ma li potevo buttare, l'ho dati in carità ai poveri. Allora, carità vicina allo zero assoluto. Quando qualcuno invece si priva di qualche cosa che gli è veramente utile, allora quella è carità. Vale perché c'è dentro una potenza d'amore. Vale perché la persona che l'ha fatta ha fatto uno sforzo d'amore. Entrate per la porta stretta, sforzatevi di entrare per la porta stretta. Questo discorso vale per tutto il cristianesimo. Tanto è vero che allora ed oggi, tanto noi uomini siamo sempre uguali e i peccati sono sempre gli stessi, che dicono a quando Gesù non li fa entrare nel regno dei cieli. Dicono, ma noi abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma Gesù Cristo dice, voi non so di dove siete, non vi conosco. Ma come? Abbiamo mangiato in tua presenza, tu hai insegnato nelle nostre piazze, ci conosci, sai chi siamo, siamo stati insieme. No, no, non vi conosco proprio. Portiamo ad oggi questo fatto. Allora, uno magari diventa amico del parroco, non vi do che volta a cena, c'è la festa, la sagra, panino con la porchetta, un'altra specialità, si frequenta la parrocchia per questo e quello. Poi magari il giorno dopo c'è la catechesi sulla Bibbia, ma quello non ci va, perché di là si mangiava, qua che pizza la catechesi. C'è l'adorazione eucaristica, datti un po' un'ora fermo, non ci sta. Il rosario, 50 volte Ave Maria, che scatole. Non lo fanno le persone fanno ciò che gli gusta, gli piace, ciò che per farlo non è necessario alcun sforzo, alcuna fatica, alcuna sofferenza. Quello che gusta viene fatto, quello che non gusta scartato. Allora, se una persona sta in parrocchia nei momenti di divertimento, nei momenti ludici e scarta tutti gli altri momenti formativi, ma se ci fosse una raccolta Caritas, per carità, figurati se partecipasse una persona di questo genere, che cosa succede? Che uno si illude di stare dentro la chiesa perché la frequenta, partecipa a certe attività, ma in realtà non è membro del popolo di Dio. Che significa l'espressione di Gesù Cristo «non vi conosco»? Quando è che Gesù Cristo conosce una persona? E quando è che Gesù Cristo non conosce una persona? Noi conosciamo le persone per i lineamenti del corpo, quello è uomo, quello è donna, quello è alto 1,90 m, quello è alto 1,55 m, quello pesa 110 kg, quell'altro ne pesa 70. Guardiamo le persone per le strutture, quello c'ha il naso storto, quello ha gli occhi verdi, quell'altro azzurri, quell'altro castani, cioè, guardiamo dalla fisionomia la persona e se abbiamo una buona memoria fotografica, anche se non la vediamo più per tre anni, oh ciao, ti sei invecchiato però, conosciamo la persona. Gesù Cristo non conosce le persone per il corpo, conosce le persone come anime, dal di dentro. Che significa? Che se uno acquisisce interiormente una fisionomia,
allora viene da Gesù Cristo conosciuto. Ma se uno interiormente non assume nessuna fisionomia, per Gesù resta nebbia, fumo. Non è un essere umano, non è una persona. Che significa acquisire una fisionomia? Fede su Cristo dice: perdonate non 70 volte 7, ma sempre. Racconta la parabola del servo spietato a cui viene condonato il debito, invece lui non lo condona agli altri. Allora dice: uno che ascolta questa cosa, quando è che assume una fisionomia davanti a Gesù Cristo? Quando mette in pratica quella parola. Io con questo qua sono 10 anni che non mi ci parlo, cerchiamo di farci pace, farò almeno un tentativo, mi manderà in quel paese, chi se ne frega, però intanto ci ho fatto un tentativo di farci pace, mi sforzo di farci pace, supero le mie ritrosie eccetera che mi impedirebbero di fare il passo verso questa persona. Allora uno che di fronte al fatto del perdono ha fatto una scelta, sì è giusto, lo voglio, voglio provare a perdonare e riallacciare la comunione con questa persona, ha assunto una fisionomia interiore davanti al Signore, ha scelto il perdono. Ma se uno ascolta quella parola poi, boh, non fa nessuno sforzo di perdonare gli altri, anche qui ci tiene lo sforzo, dentro non è diventato nessuno, è rimasto fumo, nebbia. Gesù, guardando quella persona, non vede nessuno, non ha una fisionomia interiore. Capite questa cosa? Ripeto, perché Gesù Cristo ci guarda come anime, non ci guarda come corpi. Tanto il nostro corpo fra pochi anni diventa polvere, la nostra anima sarà per sempre e poi sarà causa di resurrezione anche del corpo. Ma quello che conta è diventare qualcuno, assumere una fisionomia dentro noi stessi. Si è belli o si è brutti, ecco, nel corpo, perché magari i lineamenti, il naso rispetto agli occhi, rispetto alla bocca, gli zigomi, c'è una proporzione che è un numero pari moltiplicato, allora dice c'è una bellezza fisica, e la bellezza fisica attira le persone e il contrario della bellezza fisica le allontana. Tutti gli piace la pelle liscia come la porcellana, invece la pelle dei vecchi, dei brutti, che rugose eccetera, lontano, perché dà fastidio soltanto vederla. E le cose, le pazzie che si fanno per avere la pelle liscia, per avere, quando è brutto vederti la vecchia di 60, 80 anni, però siccome è un'attrice, modella, che ha i più grandi professoroni di estetica, a 80 anni come la pelle liscia come una ventenne. È brutta, eppure è così. Beh, allora, questa fisionomia fisica, uno può assumere dentro se stesso una fisionomia bella, spiritualmente, perché è bella dentro di sé, perché se uno ha veramente fede, se uno è una persona che vive d'amore, se uno c'è una speranza incrollabile, se uno ha carità per il prossimo, se uno eccetera eccetera eccetera, c'ha l'umiltà invece della superbia, diventa bello agli occhi di Dio. E uno dei motivi per cui Dio ha scelto Maria, questa ragazzina di Nazareth di 14 anni, era perché era bellissima dentro se stessa già a quell'età. E la bellezza spirituale è come un profumo, come il profumo del fiore che attira l'ape ad andare da quel fiore per il nettare. Così l'umiltà, la bellezza spirituale, la virtù di una persona attirano Dio a quell'anima,
e Dio ci fa meraviglie con quella persona. Allora, quanto sarebbe più importante educare i figli, le ragazze soprattutto, alla ricerca della bellezza interiore che rimane per sempre. Oggi invece la fanaticheria di tanti genitori butta le figlie tutte a fare i concorsi di bellezza per diventare Miss qua, Miss là, Miss Abruzzo, Miss Marche, Miss Sorriso, Miss Novella 2000, Miss Italia, non diciamo Miss Universo perché quella sarebbe proprio... Tutto questo è la ricerca della bellezza del corpo. Che ci si fa? Dura pochi anni, la bellezza interiore dura per sempre, l'eternità. È stata molto bella una espressione della Madonna quando, parlando ai veggenti, gli disse: ma quanto sei bella, Maria? E lei rispose: io sono bella perché amo. L'amore dà la bellezza interiore alle anime. Allora ecco il Signore, nel giorno del giudizio, nel giorno in cui bisogna accedere al regno dei cieli, fa entrare le persone che lui conosce, che lui vede belle, non farà entrare quelli che lui, durante la vita terrena, non ha conosciuto, perché non hanno amato, non hanno fatto nessuno sforzo per nessuna cosa positiva, non hanno dato niente a nessuno, hanno vissuto per se stessi, per i propri piaceri, per gli affari propri e basta. Non vi conosco, allontanatevi da me, voi operatori di cose cattive, iniquità. Altro esempio dove entra lo sforzo, il passare per la porta stretta. Nel campo educativo, una delle nostre carenze dei nostri tempi è che i genitori o gli educatori in genere non sanno educare i figli, se sono genitori, gli scolari, se sono insegnanti e così via. Già perché per essere educati, cioè correggere. Quale persona accetta una correzione? Io ho sbagliato. Tu hai sbagliato. Se il figlio torna a casa con 4 al voto, come voto del compito in classe, il figlio, per giustificarsi agli occhi dei genitori, dice: ah, mi ha dato questo voto perché la professoressa ce l'ha contro di me. Va a tirar fuori una cosa del genere, piuttosto che non dire: non ho studiato, non lo sapevo sta cosa, ho preso 4, che significherebbe prendere le proprie responsabilità. Ma allora se uno prende la propria responsabilità, ha preso 4 perché ha studiato, dopo gli tocca studiare. Cioè deve fare una fatica, uno sforzo. Ma se uno non lo vuole fare, è colpa della professoressa che ce l'ha contro di me. Dice questa bugia per coprirsi. Un tempo i genitori si sentivano una cosa del genere e davano uno schiaffo ai figli perché ha mancato rispetto verso il professore. Adesso vanno alla professoressa: come si permette lei di aver messo 4 a mio figlio? Mio figlio studia, mio figlio è intelligente, mio figlio si dà da fare. Chi è che corregge i figli? I figli sono stradifesi anche negli errori e nei vizi. Non so se qualcuno ha mai visto le trasmissioni real time del dottor americano Nosaradan, che si occupa dei dimagrimenti degli obesi americani, che è una cosa tremenda. Le persone che pesano 200, 250 kg, 300 kg, 400 kg, che sono così grasse che la loro vita è stare seduti sul letto e non possono fare nient'altro, non possono muoversi perché pesano troppo, non riescono neanche a stare in piedi 30 secondi per quanto è il loro peso. Che si muoiono tutti presto, giovani, perché è impossibile vivere in questo modo. E sono partiti da un corpo normale, ma con il mangiare, le porcherie, le schifezze che ci sta con i cibi geneticamente modificati, all'alimentazione dei fast food eccetera, sono diventate così. Allora questo professore
come primo intervento, se il peso è veramente enorme, fa il ricovero nella sua clinica. E mi ricordo la storia di un giovane che aveva una trentina d'anni, pesava 430 kg. Per portarlo ci voleva un carrello motorizzato, perché nessuno... Questo ricoverato, dopo un paio di mesi di ricovero, pesava 200 kg e qualcosa, aveva perso 200 kg di peso, 200. Era uguale quasi a prima, perché pesava più di 200 kg, era sempre una cosa enorme, però aveva perso 200. Ecco, una volta tolta quella infinita massa di ciccia, di cose in eccesso, cominciò la rieducazione del giovane. La rieducazione significa che ogni persona deve essere responsabile di quello che mangia, di come mangia, quindi c'è una educazione alimentare che il professor Nozana faceva perché la persona imparasse a mangiare bene e il giusto, né troppo né troppo poco, il giusto per vivere. E mangiando il giusto, già quello significava automaticamente scendere di peso, perché gli eccessi andavano via. Allora tante persone di questi super obesi venivano dai genitori e il dottore diceva: ma scusi, suo figlio come è arrivato a questo peso? Lei dov'era? Io ho sempre aiutato mio figlio. Insomma, praticamente questo figlio enorme sul letto: mamma c'ho fame, è quello a cucinare, mamma voglio il pollo fritto, è quello pollo... Pur di non dire di no al figlio, hanno dato sempre tutto quello che il figlio chiedeva e il figlio arrivava a quelle dimensioni di peso. Dice: signora, se suo figlio muore per un infarto a causa dell'eccesso di peso, la colpa è la sua. Ma come, ho fatto tutto questo per amore di mio figlio? Per amore. Se muore per eccesso di peso, lei l'ho nutrito in questo modo fino all'inverosimile, non ha fatto la battaglia per contenere questo vizio tremendo della gola che possiede, la colpa è la sua. Un genitore che non sa correggere il figlio, un insegnante che non sa correggere l'alunno, un mister che non sa correggere i ragazzi del pallone, non è un buon educatore. Una mamma che alimenta malamente il figlio e la fa arrivare a quegli eccessi di peso è una mamma killer, l'assassina del suo figlio, che lo ammazza per amore. Questa cosa per amore, oggi l'amore è usato per coprire le più grosse magagne. Basta che dice per amore, una cosa significa è fatta bene. Ecco, l'esempio che ho detto poco fa, la madre che per amore non dice mai di no al figlio, lo soddisfa in tutte le sue richieste, è una mamma killer, perché sta male amando il figlio. Gli sta facendo una cosa che non è buona per lui. Allora non si può dire l'amore vince sempre e usare questa cosa per dire che sono giusti le unioni omosessuali, eccetera, eccetera. Tutte queste cose sono coperte con l'espressione l'amore vince sempre. Amor omnia vincit è un'espressione della Bibbia usata laicalmente per coprire i peccati delle persone. L'amore, lo dice San Paolo, dice il Signore, dice così: praticate la verità nella carità. Perché ci sia vero amore, l'amore deve corrispondere al bene della persona. Quindi bisogna amare nella verità l'altro. Ecco perché esiste la correzione. La correzione significa: fratello mio, figlio mio, amico mio, tu stai sbagliando. Questo che hai fatto è un errore. La cosa giusta è quest'altra.
Se uno non dice questa cosa, vi ricordate tutte le profezie di Ezechiele nelle quali Dio dice: figlio mio, ti ho costituito come sentinella in Israele. Se il tuo fratello sbaglia e tu l'ammonisci e lui non si corregge, lui morirà per il suo peccato, ma della sua morte non verrà chiesto conto a te, perché tu ci hai provato a correggerlo. Se invece tu, vedendo il fratello che sbaglia, non lo ammonisci, ti sarà chiesta in conto la vita del tuo fratello che sbaglia, perché non l'hai corretto, o perlomeno non hai provato a correggerlo. Quindi la colpa viene divisa tra tutte le persone che collaborano a quella cosa. Se in clinica si fa un aborto, ma dice lo Stato lo permette, c'è la legge, è legale, nella legge di questo mondo, nelle leggi di Dio non lo è, è omicidio. La donna che vuole abortire fa l'omicidio più brutto, perché la mamma che uccide il suo figlio è una dimensione più tenue, quella del figlio nel suo grembo. Ma il dottore che pratica l'aborto è colpevole o no di quell'omicidio? Meno della mamma, ma è colpevole pure lui. Per questo tanti medici obiettano in coscienza: io non credo nell'aborto, per me è una cosa sbagliata, non lo praticherò mai. Il personale infermieristico che collabora col dottore: passami l'aspiratore perché devo togliere qua la testa che è rimasta. Stessa cosa, collabora per l'aborto, è colpevole di quell'omicidio, perché se tu non lo vuoi fare non ti presti per questo servizio, ma se non mi presto mi licenziano. È meglio essere licenziati o meglio o prendersi sulle spalle un peso tremendo, una colpa di questo genere? E sono scelte dolorose queste, scelte che per compierle ci vuole uno sforzo. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Non esiste un cristianesimo facile, esiste un cristianesimo dove per entrare nel cielo c'è da passare attraverso la porta stretta della croce e bisogna fare uno sforzo per entrarci. Non sto dando una brutta notizia a nessuno. Dopo la porta stretta c'è il paradiso, c'è il cielo. È per questo che è necessario entrarci. Se non si passa attraverso una porta stretta, quella comodità che abbiamo qui sulla terra finisce, finisce presto. È un inganno, è una menzogna, e basta di farsi prendere in giro dallo spirito del male e di cadere nelle sue menzogne. Noi dobbiamo essere illuminati dalla luce di Cristo e andare a sparare dritto sulla verità e su ciò che ci dà davvero la vita eterna. Bene, allora finiamo questa breve catechesi, perché adesso cominciamo subito a pregare per coloro che ne hanno bisogno. Con questa visione del Signore, vi prego di metterti un attimo ciascuno nei panni di Gesù Cristo, perché lui parlava al popolo di Israele e cercava che tutti si convertissero e accettassero il suo messaggio per entrare nel regno dei cieli. Però Gesù Cristo guardava anche al futuro, aveva questo carisma e vedeva che cosa? Verranno da oriente e da occidente, da settentrione a mezzogiorno, e lui vedeva questa massa enorme di persone da tutte le parti della terra, in tutti i tempi della storia. Sederanno a mensa nel regno di Dio. La mensa già sulla terra è il culmine della festa, perché si fa il matrimonio, il pranzo, e poi il pranzo del matrimonio deve essere il pranzo eccezionale, il migliore di tutti, perché il pranzo della festa è più grande. Si fa la prima comunione, il battesimo, è la festa, prendi la pensione, festeggi, chiami gli amici e vai al ristorante. Si fa sempre il pranzo, la mensa. Allora la mensa è una chiave per spiegare il regno di Dio. Siederanno alla mensa nel regno.
questa marea infinita di persone possa non mancare nessuno di noi nel giorno in cui entreremo nella mensa del Signore. Amen.